Allora, Mauro Corona, che c'ha lì dietro? Che si è messo stasera? Vedo una cosa nuova, mi sbaglio? Che cos'è? Sculture. Ha visto che a me non mi sfugge niente. Una scultura. Che cos'è? Questa è bella. Ma sono sculture, questo qui. Ne ho fatti tre ma oggi. Ma quello con quei pallini lì, con quella palla infilata dentro. Sono gufi. Ah, quello sono è gufo. Sono gufi. Questo è un fiore. Ah, vabbè. Anche quello gufe. È un gufo che avevo visto poco nel passato, un gufo anomalo, no? Sì, ogni tanto lo stato d'animo mi porta a fare cose anomale. Allora, intanto mi dica subito cosa ne pensa dei risultati elettorali, se li aspettava oppure l'hanno sorpresa. No, ma l'avevo detto anche nella sua trasmissione che vinceva la Meloni, era chiaro. E come fa a vincere un PD che ha abbandonato gli operai? Le fabbriche non hanno fatto nulla per impedire la delocalizzazione delle aziende e delle fabbriche, perché se tu crei le condizioni anche in Italia, le fabbriche non vanno via, restano in Italia. Poi hanno abbandonato operai, la povera gente, la cosa. Io li chiamo i capalbi, che vanno a capalbio, e quindi io me l'aspettavo. Però vorrei aggiungere una cosa molto seria. Bene. Ho sentito delle affermazioni a sinistra, e mi sta tornando un ritorno di fiamma come il nostro amore, va bene, dai. Che è stata una giornata. Finché ci sarà la coppia Corona Berlinguer le tornerà questo ritorno di fiamma. Glielo potete togliere, per favore, grazie. Allora, ho sentito delle affermazioni a sinistra. Che è stata una giornata infausta, una giornata dolorosa, una giornata triste. Ma allora questa gente di sinistra, che si è sempre lavata la bocca con la parola democrazia e per anni non siamo andati più a votare, hanno messo pedine qua e là. Finalmente un esercizio democratico che si chiama voto, tutti contrari. Ha vinto la Meloni perché si è stato prodotto. Si dispiacevano dei risultati perché loro hanno perso, ha vinto il centrodestra che dovevano essere tutti felici. Ma senta Bianchina, se lei vuol fare una scalata di corsa sulla punta dell'Everest e non ha le gambe, non può pretendere di vincere. Hanno fatto Ma magari loro allora, non erano consapevoli, no. Mauro, secondo lei ne erano... Non guardi gli occhi al cielo appena le dico una cosa. Dico, magari non erano perché consapevoli. Perché ho la fede. Sì, ma come... Allora che... Ma che politico sei se non sei consapevole? Mi viene da sghignazzare. Infatti allora, hanno sbagliato, sbagliato. Oh, aiutami, aiutatemi. Allora, finalmente... È stato prodotto un esercizio democratico di voto. Ha vinto la Meloni, che se l'è meritato tutto. Io spero che faccia anche bene, perché è una donna di parola e piuttosto che disattendere quello che ha promesso, farà di tutto. Quindi io ho pure fiducia che facciano bene. Quindi secondo lei... secondo lei, siccome ha detto piuttosto che disattendere quello che ha promesso farà di tutto... Durante la campagna elettorale aveva ribadito più volte che se avesse governato questo paese il reddito di cittadinanza sarebbe stato cancellato, lo cancellerà? Calma, qui non mi permetto di dare consigli alla Meloni, ma attenzione a togliere il reddito di... Bisogna toglierlo ai farabutti che lo hanno avuto senza merito e senza bisogno. Per esempio, in un posto che c'erano 30 redditi, io sono sicuro che uno serve, qui nel mio paese uno serve. Non si può toglierlo anche a quello. Deve ridisegnare e mandare in galera gli approfittatori che se lo sono presi senza merito e senza bisogno, malfattori, mafiosi e gente con Ferrari nella stalla. Quelli devono toglierli di mezzo i redditi, ma chi ha bisogno, guai Meloni, guai, e ce ne sono
più di quello che crede. Senta, quindi darlo a chi effettivamente ha bisogno. Ne ha bisogno. Ecco, ma mi dica una cosa, ma lei se l'aspettava un risultato così alto di Fratelli d'Italia e così basso invece della Lega di Matteo Salvini? No, allora, di Fratelli d'Italia me lo aspettavo, l'ho anche detto nella sua trasmissione, non oso dire la nostra. Perché lo può dire. Sarei troppo vanitoso. La nostra, via. Mi fa solo che piacere a me. Però se dice la nostra, deve venire qui in studio, stare con me fino a mezzanotte, non è che se la cava con i primi 20-25 minuti, capito? No, ma guardi che io dormo 2 ore per notte, sto lì anche fin domani mattina. Si piazza qua fino a mezzanotte, ci allieta per tutta la trasmissione. Va, vi allieto, però deve mettere le gonne. Guardi che c'ho la gonna stasera, se n'era accorto? Ma non vedo, no il monitor. Vabbè. Un'altra cosa voglio dire... Dai. Volevo dire un'altra cosa, visto che c'è l'amministrazione nuova e io ho fiducia, guardi, a costo io ho fiducia nella Meloni, perché è una donna di parola, è seria, quello che non sono stati altri. Finalmente sono riusciti a chiudere a fine anno l'ospedale dei bambini asmatici di Misurina. L'avevano promesso e ce l'hanno fatta, con la scusa dell'aumento del gasolio, della corrente. Sì. Hanno chiuso la salute dei bambini. Meloni, ti prego, la prego, salvi quell'ospedale, perché prima della corrente elettrica viene la salute dei bambini. Certo. Senta, Mauro, ma secondo lei questo Salvini resterà comunque a fare il segretario della Lega? Sa che oggi c'è stato un consiglio federale in cui comunque anche i governatori gli hanno ribadito la loro fiducia, hanno detto che il segretario non è in discussione. Ma come mai la Lega ha perso tanto in regioni come il Veneto, dove Zaia aveva ottenuto un plebiscito quando era stato riconfermato? Perché la Lega, certo, ma anche in Friuli. Anche il Friuli. Anche, perché la Lega... Perché la Lega è fatta di uomini, donne, vecchi, è fatta di gente che vota. E quando tu disattendi e tradisci, non volutamente, ma tradisci per quello che avevi promesso e lo manchi per disattenzione, per spavalderia, per gesti picareschi, la gente dice, qui c'è qualcosa che non va, proviamo dall'altra parte. Guardi che i voti presi da Meloni sono tanti della Lega, certo. Sono tanti anche della sinistra. Ecco. Quindi più della Lega della Lega di Berlusconi che della sinistra, diciamo, in qualche modo. No, qualcuno sì, soprattutto... Io avrei ancora fiducia. Lei ha ancora fiducia? Avrei ancora fiducia in Salvini, perché Zaia non credo che voglia abbandonare la sua regione, che cura con attenzione e con metodo e con risultati. Sì. Fedriga potrebbe, perché è una persona seria, anche Fedriga, perché il coraggio di un uomo è dire bravo anche a chi sta dalla parte opposta delle sue idee. Quindi Fedriga è bravo. Vediamo se mai io vedrei ancora Salvini. Ancora Salvini. Ma secondo lei riuscirà ad avere un ministero di peso? Il ritorno, levate il ritorno, per favore. Per favore, il ritorno deve sparire? Ebbene, lei venga in studio, così non ce l'ha questo problema. Aveva detto che quando veniva Ferruccio il suo amico sarebbe venuto a Roma. Ferruccio è venuto, quando arriva? È qui Ferruccio. Bene, Ferruccio è già qui. Ferruccio. Ciao Ferruccio, quando arriva qua a sedersi qua di fronte? Ferruccio Clerino. Sì, Ferruccio, intanto... Adesso mi comprano... Non scarichi su Ferruccio, quando adesso... viene? No, adesso vediamo un po'. Vediamo un po' lo sciopero dei treni. Già siamo andati a dire. Mi hanno già comprato. Sì, i treni. Mo c'ha paura dei treni. Mi hanno comprato un collare. Mi hanno comprato, Ferruccio, un collare e una catena. E mi porta. Trascinerà a Roma. Volevo dire che. Sui ministeri, siccome Salvini è fondamentale in questa coalizione, chiamiamola come. In questo governo che sarà. Pretenderà un ministero serio, non credo ancora all'interni o l'interno, ma può darsi l'estere o la giustizia, non lo so, altrimenti farà danno. Io, se la ricorda la canzone,
io do una cosa a te e tu dai una cosa a me. Come no? Che era una canzone di anni fa. Me la ricordo bene. Sento il mio Mauro che mi parla all'orecchio. Niente, sta buono Corona, levati da lì. Allora forse dipende da noi, perché sennò il suo... l'operatore che viene a farle la ripresa l'avrebbe già tolto. Senta, invece pensa Va a fare? Colazione sulla luna e qui non siete capaci di levarmi il ritorno di fiamma. Purtroppo su questo non posso fare niente. C'ha ragione, perché andare in onda con il ritorno è molto fastidioso. Andiamo avanti. Ma secondo lei, poi facciamo entrare l'altro ospite che lo accompagnerà stasera, che sarà con noi, che però il nostro pubblico conosce molto bene. E sentiamo cosa risponde a questa domanda che sto per fare a lei. Ma il Partito Democratico ha capito la gravità della crisi in cui si trova dopo questo voto e insomma che se non riesce in qualche modo a tornare davvero a nuova vita liberandosi delle correnti rischia l'eclissi? Lo ha capito o non l'ha capito? Ma io credo che come è successo il PD... in Francia, i socialisti francesi non ci sono più, è arrivato Macron. Ma io credo che il PD sia già postumo. Hanno fatto troppe... tutti che sanno... I caponi di Renzo e Lucia, i capalbi, quelli del PD, credono tutti di essere il migliore. E quindi si sono divisi, hanno detto delle cose uno, l'altro no, io non sono d'accordo. L'unità. Perché è stato premiato la Meloni? Per l'unità. Sono stati uniti. E io caro vedere... E ho anche fiducia che combinino qualcosa di buono, altrimenti li presentiamo il conto. Ma io non sono con quelli che adesso non arriva nessun fascismo qui. Sono di centrodestra e hanno delle idee buone, come togliere la Fornero, abbassare le tasse. E chi è che non vota la gente che dice ste cose? Quando uno ti mette tasse in più, non ti voto. Vedremo, perché la Meloni è stata molto chiara, ha detto che lei non vuole fare scostamenti di bilancio, e c'ha su questo ragione, perché comunque insomma, i conti dello Stato sono quelli che sono, quindi prima bisogna capire, emergenza, poi sentiremo molto tutto, vedrete che oggi è successa anche un'altra questione che ha fatto salire il prezzo del gas. Dico, la prima emergenza, come lei dice sempre, sono l'aumento ormai incontrollato delle bollette energetiche. Pure quello, no? Guardi, bisognerà occuparsene. Io raccolgo la voce degli ultimi. Come diceva Jean Giono, il vero bisogno sta nelle piccole valli, dove ci si può chiamare da una costa all'altra. C'è un ragazzo qui che gli viene voglia di andare in Svizzera, ha messo su un piccola paninoteca a Longarone, che già sono 59 anni che l'hanno macellata a Longarone, no? Fra pochi giorni. Allora da 1.200 euro di corrente che pagava al mese... adesso gli è arrivato 4.600 euro, si chiama Rico, è di Erto, giovanissimo, e ha detto se vado avanti così chiudo. Allora volete salvare la montagna o no? Dategli la corrente gratis a questo ragazzo e a tutti quelli come lui che hanno bisogno, non solo lui, gratis. Allora diamo corrente. Il benvenuto a perché Oscar Farinetti. Perché la montagna sta morendo. Aspetta, mica solo la montagna. Ecco. Il benvenuto a Oscar Farinetti, imprenditore che tutti conoscono. No, dico per ricordare che ci sono... Oscar, ricordiamo che ci sono tanti altri territori che sono in grave crisi, non solo la montagna. Io parlo della montagna dove lei non resisterebbe due minuti. Vabbè, comunque, non c'è solo la montagna. E quindi va aiutata. Le assicuro che in Sardegna, dove c'è molto mare e poca montagna, c'è una crisi profondissima con una disoccupazione altissima. Quindi non è che la questione riguarda solo il Friuli, riguarda anche tante altre regioni italiane. Ma io parlo di quello che vedo con i miei occhi. Certo. Io ho sempre difeso la... Lei ho sempre difeso la Sardegna, i minatori del Sulcis, i pastori, l'ho sempre difesa, però la Sardegna è anche la mia terra. Quindi bisogna partire dalle necessità impellenti. Allora, e se no chiudiamo, cosa lei andiamo a rubare? Come valuta questo risultato elettorale? Buonasera. Beh, una cronaca... di un successo e di una sconfitta annunciati un mese e mezzo fa, due mesi fa,
era chiaro, no? Con questo tipo di legge elettorale il PD si è suicidato nel momento in cui hanno deciso insieme di non creare un cartello ampio, il cosiddetto campo largo, era chiaro, è una legge elettorale terribile, tremenda, che facciamo fatica tutti a capire, io stesso francamente non l'ho ancora compresa bene, tuttavia c'è una roba chiara, è che chi si mette in coalizione vince, chi sta da solo perde, quindi era scritto che perdeva, lo sapevamo tutti, per cui non dobbiamo essere neanche tanto agitati, abbiamo avuto un mese e mezzo o due per riflettere su questa sconfitta annunciata, no? E lui, il mio grande amico Mauro, a me piace da matti il fatto che lui abbia fiducia in tutti, perché è bellissimo, è tipico delle gente di montagna che hanno fiducia. Lui ha fiducia in Meloni, ha fiducia in Landini, ha poca fiducia nel PD. Allora io ho fiducia anche nel PD, ho fiducia in tutti. Ma lei pure ha fiducia? Perché è arrivato il momento. Ma quale di... PD? Ma lei ma ha quale fiducia? PD? Ha fiducia? Ma dite... anche lei Oscar, ha fiducia. Dimmi. Aspetti, lei, anche lei ma ha fiducia. Mi faccia prima finire un concetto che deve dire Farinetti. Anche lei ha fiducia nelle possibilità di questo governo, cioè della Meloni, di Salvini e di Berlusconi. Poi naturalmente magari Berlusconi non sarà uno dei componenti che possa arrivare qualcosa di buono, o è preoccupato? Allora, io provo un sentimento dicotomico. Da un lato, come Mauro, sono portato ad aver sempre fiducia, a dare credito e ad aspettare di vedere i risultati in base alle promesse. Dall'altro lato, sono figlio di un partigiano e quindi il fatto che ci sia una fiamma tricolore sull'Italia, lei può immaginare, Berlinguer non mi è molto consono. Io mi ricordo, fino a molti mesi fa, cosa la Meloni diceva di Orban, come difendeva Trump, perfino dopo l'attacco di Capitol Hill. Sono cose crude che me le ricordo e quindi temo o paura che su certi fronti l'Italia possa prendere delle posizioni che non ha mai preso in questi 70 anni. Quindi questo lo temo. Tuttavia anch'io, come Mauro, dico va bene. E d'altra parte, siamo in democrazia, Hanno vinto, certo, con una legge elettorale del cavolo, ma hanno vinto. Lei pensi se questa legge elettorale era quella dei sindaci o della Francia, uguale, e adesso sarebbero andati al ballottaggio Meloni contro Letta, e magari finiva che vinceva Letta, non si può dire. Con una legge elettorale di questo tipo è chiaro che la devi interpretare in modo cinico. Certo. Quindi, anche se non sei propriamente d'accordo, ti devi mettere insieme. Alleare. C'è stato un virtuoso cinismo dall'altra parte. Ma lei, quando dice temo, io che sono figlio di partigiano, quindi insomma in qualche modo qualche preoccupazione ce l'ho, che cosa teme, diciamo, soprattutto? Per esempio, le ha fatto effetto sentire la CNN dire andrà a governare l'Italia una donna di estrema destra, la prima così a destra dai tempi di Mussolini? Sono parole che l'hanno colpita, che secondo lei esagerate? Guardi, allora la Meloni negli ultimi mesi si è dimostrata molto più ammorbidita, molto più atlantica, perfino europeista, anche la parola Europa la diceva poco e poi negli ultimi 15 giorni ha cominciato a dirla alla grande, ha capito. Adesso vedremo se questo tipo di trasformazione terrà a lungo oppure no. È chiaro che è lampante quello che io penso, cioè io penso che il sovranismo sia un danno suicida per il nostro paese. Il nostro è il paese più bello del mondo, deve essere simpatico al mondo, deve essere aperto al mondo, siamo condannati a vendere bellezza al mondo, non possiamo essere sovranisti. Magari possono farlo altri paesi, noi no. E quindi abbiamo due partiti abbastanza dichiaratamente sovranisti. Adesso questa parola è stata ripetuta molto poco nell'ultimo mese, e lo comprendo. Intendersi per sovranismo, pensare solo ai cavoli propri, pensare che ci sono gli interessi del nostro paese e fregarsene del resto. Io ho una visione diversa, mondiale, voglio essere europeo, voglio essere un cittadino del mondo, credo che l'interesse di tutti sia l'interesse dell'Europa e credo che il nostro paese, se diventa sovranista, commette un errore enorme. Non sono
preoccupatissimo. Ma secondo lei possiamo permetterci civili, in queste condizioni, con i soldi oltretutto che ancora ci deve dare l'Europa, di diventare sovranisti? Mi sa che secondo me non è così facile. Secondo me, no? la penso un po' come Mauro. Secondo me la vincitrice di questa elezione l'ha anche capito e probabilmente non lo farà. Tuttavia, diciamo, l'origine è quella, se andiamo a risentire i discorsi di mesi fa, l'origine è quella, è molto chiara e molto precisa. Sono contento se cambia idea, secondo me è fondamentale. Vede, anche questo discorso del patriottismo, di essere orgogliosi di essere italiani. Allora, è stupido, non si può essere orgogliosi di avere il paese più bello del mondo, che vuol dire Venezia, Colosseo, Firenze. Quella è roba, merito di generazioni prima di noi, di altri italiani. Noi dobbiamo essere riconoscenti di essere italiani e farci perdonare questa fottuta fortuna di essere nati nel paese più bello del mondo, sbattendoci un po' per quel paese. Poi sì, sono d'accordo con lei, se intende, dobbiamo essere orgogliosi se noi, gli attuali italiani, combiniamo delle cose buone. Allora io sarò orgoglioso se riusciamo a raddoppiare le esportazioni dei nostri prodotti, sarò orgoglioso se riusciamo a aumentare il numero di turisti stranieri, perché questa è la strada da intraprendere. Certo. Per esempio gli imprenditori italiani che hanno aumentato fortemente le esportazioni, lo sapete che abbiamo sfondato il tetto dei 500 miliardi di euro di export. Ed è merito degli imprenditori italiani che si sono sbattuti nel mondo. Sì. Ed è giusto che siano orgogliosi. Come è anche giusto che ci sia qualche istituto pubblico. Ne cito uno, tipo l'ICE, l'Istituto del Commercio Estero, che secondo me si è sbattuto bene per questo obiettivo. Bene. Allora, lì dobbiamo essere orgogliosi. Per il resto dobbiamo essere riconoscenti, tirarci sulle maniche e lavorare e sbatterci per il futuro del nostro paese, che è, ripeto, due punti, vendere bellezza al resto del mondo. Allora, vediamo... Facendo i simpatici con il resto del mondo. Bene, bene, bene. Allora, Mauro Corona, perché volevo parlare anche di, siccome poi stasera, come immaginate, il dibattito sarà quasi tutto politico, di altre due questioni che sono state un po' messe in secondo piano in questi giorni. Insomma, Mauro ha seguito quelle proteste con tanti morti di cui veramente ci si sta occupando troppo poco, che ci sono in Iran per protestare contro la morte di una giovane ragazza curda che è stata fermata perché dice che non indossava bene il velo, poi sicuramente massacrata di botte, è morta. E adesso ci sono tante donne, tante ragazze e anche ragazzi che nelle strade stanno manifestando, ma insomma si parla addirittura di 50-60 morti, un po' nel disinteresse generale, no? Ho paura che questa volta lor signori ayatollah abbiano trovato finalmente, a prezzi di sangue ovviamente e dolorosi, ma hanno trovato il muro giusto. E mi meraviglio che non si intervenga lì dove vengono macellati tutti i diritti umani. Una persona ha diritto di fare quello che vuole nella regola, di andare con velo, senza velo, di studiare, di guidare la macchina, ma questo non è nemmeno medioevo, questa è una barbarie mentale, questa è un'ottusità sprofondata sottoterra e le nazioni dovrebbero, America, andare lì e fare loro la rivolta e spazzarli via. Non è umano che un essere nasca e viva sotto il giogo terribile dei prevaricatori, dei dittatori e degli assassini. Ecco, e nessuno dice niente. Nessuno dice niente. Cioè, le altre volte tutti i telegiornali, anche noi dell'informazione, seguivamo molto di più. Questa volta invece tutto era legato in secondo piano. Invece venendo a noi, vi voglio far vedere a tutte e due questa foto. La fate vedere per favore, la foto del bacio che Saman, ecco, dà al suo fidanzato. Saman, la ricorderete, è quella ragazza che è pakistana, 18enne pakistana, che si è ribellata alla volontà dei suoi genitori, ha rifiutato il matrimonio combinato ed è stata uccisa. Ecco, pare che a scatenare proprio il padre, perché poi sta venendo fuori, sempre se sono attendibili i racconti che sono stati fatti in carcere da uno degli arrestati, che a ucciderla sarebbe stato proprio il padre, dopo aver visto questa fotografia. Perché doveva riscattare, così ha detto, il suo onore. Come si può arrivare
Oscar Farinetti a compiere un gesto così atroce come strangolare la propria figlia, poi seppellire il corpo, no, seppellire, buttare il corpo, così è stato detto, smembrato nel fiume Po, per riscattare il proprio onore. È una interpretazione radicale e malsana di una certa religione. L'abbiamo fatto anche noi cattolici 500, 600 anni fa, 800 anni fa, e siamo andati a massacrare della gente a Gerusalemme. E le religioni, il mistero interpretato in modo radicale, porta a queste cose qua. Ed è un grave peccato, perché sia Gesù che Maometto hanno detto cose completamente diverse. E quindi, se si interpreta i veri protagonisti della religione del mondo, Gesù, Maometto, ma direi anche Buddha, per le cose vere, belle, profetiche, pulite, oneste, di bontà che hanno raccontato, non si commettono quei gesti. Il problema è che le religioni dei popoli mal interpretate portano queste, ma guardi che anche il capitalismo porta in sé delle degenerazioni. Questo amore esagerato per il denaro porta a degli omicidi gravi, magari di gruppo. Prima Mauro parlava degli ultimi. Esistono gli ultimi anche nel mondo occidentale capitalistico, perché, come dice mio amico Alessandro Baricco, dobbiamo cambiare l'idea di ricchezza, perché se la ricchezza è solo impostata sul denaro, qui parlo per noi, del nostro modello sociale, produrremmo atrocità non simili nel modo di essere, ma simili nel modo di apparire, capito? Ecco, su questo dobbiamo ragionare forte, eliminare i radicalismi, eliminare i pensieri troppo di sinistra, troppo di destra, troppo religiosi, troppo laici. Bisogna smettere di essere troppo e sostituire la parola troppo, la parola certezza, con la parola forse. Guardi, io ho appena scritto un libro che si intitola Che è nata prima la gallina, e poi aggiungo forse, perché bisogna avere dei dubbi, bisogna scegliere ma avere dei dubbi. Allora Mauro, Mauro ride, ma... Ride, sa perché rido? No, me lo dica. Perché sono imbarazzato, che vorrei lanciare il libro di Oscar Farinetti, ma il titolo è Nata prima la gallina, io con questa parola qui non voglio più avere niente a che fare. Perché? Diciamo che è nato prima... Bravo! Ma perché... Sa che non ci avevo pensato! È nata prima la gallina, ignomo! Me ne sono talmente dimenticata che non ci avevo proprio pensato, però effettivamente... Giuro che non mi riferivo a voi. Anche perché il titolo... No, ma neanch'io! Però a lei le è venuto in mente, io me ne ero scordata, Pensi che un po'. Bianchina, che bella vendetta annunciare il titolo di Farinetti. È nata prima la gallina? Chissà, forse. Guardi, non vada oltre perché peggiora la situazione. No. Si fermi lì al titolo di Farinetti. È nata prima la gallina, che tra l'altro uscirà tra pochi giorni, vero? Il 28 settembre. Sono 52 racconti sull'ottimismo e qualcuno anche sul suo contrario. Quale ritiene Farinetti la storia più adatta al momento storico che stiamo vivendo? La prima. E cioè, guardi, ci metterei... Prima? Sì. Facciamolo dire da Mauro. Qual è la prima, Mauro? No. Ah, è quello che mangiava, che la moglie gli faceva questa delizia culinaria. E lui gli metteva... Gli mettevano troppi uovi, poi poggiava lì il pinton, che lei non sa cos'è, ma io so, che è un fiasco da una 2 litri. Che si beve? No? Vino il poco, la vuole che sia il pinton. È una cosa doppio che si litro. Beve, dico. Doppio litro? Vabbè. Doppio litro di sì. Vino, vabbè. Allora, per rispondere, Bianchina, Bianchina per rispondere alla sua domanda... Una. Non ci... Allarghiamo! Non è che diventa adesso, come dire, già sono sopporto da corona, dottoressa anche Berlinguer, da altri è proibito. Ha ragione. Chiunque mi chiama Bianchina, gli levo la comunicazione. Tu scegli.
Ha ragione, dottoressa Berlinguer. No, dottoressa Berlinguer, allora mi dica... Per rispondere alla sua domanda, secondo me una delle storie che ci azzecca di più in questo momento è una storia dove metto a confronto l'ottimismo di Napoleone Bonaparte con quello di Wellington. L'ottimismo di Napoleone era quello di io sono il più grande di tutti, faccio da solo e vincerò. L'ottimismo di Wellington è quello consociativo, è quello dell'alleanza. Mi metto insieme e vinco. Volta ha vinto Wellington contro Napoleone. Conviene allearsi sempre, sempre. Ecco, e non avere anche... al PD ai 5 Stelle forse, no? Oltre ecco, a Napoleone. Per esempio. Bisognerebbe è una storia farlo presente molto a interessante. Allora, chiediamo... E c'è stata la Waterloo anche. Due robe. E anche stavolta c'è stata una Waterloo. Due cose. Speriamo che... Che il futuro, diciamo, cambi la direzione. Allora, due cose rapide per i velocisti che mi aspettano fuori. Bene, due cose velocissime. Bene, due cose velocissime. Che c'è, uno mani, vorrei che c'è ringraziare... Che c'è? Sono faccio stato a raccogliere noci... Ah, ecco. E poi non se ne va più il nero? Ecco. Neanche se uno si lava no, se ne va. Col tempo. No, io non voglio levare i neri, per carità. No, dico, li ma voglio quelle, bene io il nero. Ma con le mani, perché se le lavano se ne va quel nero? No. No, resta non se ne vanno periodo. Per alcuni mesi. Volevo, addirittura, ma... Volevo ringraziare tre ragazzi di Erto della Protezione Civile che sono andati giù nelle Marche ad aiutare Michele De Stelin, Bruno Della Gaia e Tony De France. Okay. Per, ultima cosa, mi è capitato libro. Tra le mani un libro che mi ha fatto... No, questo qui è il generale Silvio Mazzaroli. Di Trieste, generale di corpo, che quando facevo il militare era il mio tenente di accademia. Mi sono trovato sto libro e ci sono delle pagine su di me che mi hanno fatto paura. Addirittura. Ma nel senso che ero sciagurato e sempre punito e mi ha fatto piacere. Quindi una vita con il cappello da alpino, Silvio Mazzaroli, anche per rivalutare questi alpini che ultimamente sono stati macellati da troppe voci. Ma che macellati, solo per una denuncia che c'è stata, che nessuno ce l'ha con gli alpini. Poi che se ci sono... Mica sono tutti corretti. Esistono come in tutte le persone, persone corrette e persone scorrette. Allora, adesso vi devo salutare. La prossima... Mauro Corona. Sì. Ci vediamo la prossima settimana. Spero, ma tanto a Roma non ci viene, però tanto prima o poi ci viene sicuro, perché chiamerò Ferruccio che la... Deve trascinare proprio. C'è Ferruccio. Oscar, vieni anche lei a Roma insieme a Corona. Forse se lo va a prendere magari ce lo porta. Molto volentieri. Ecco, passo a prenderlo. Poi montiamo in treno e veniamo in treno. Perfetto. Volevo ringraziare anch'io Slow Food Editore che ha creduto in questo libro. Ti costa alcune casse di vino sto libro. Va bene, ma lui ce le mette le casse di vino, non si preoccupi. Allora, tanto ci rivedremo la prossima settimana con tutte e due. Allora, grazie. Mettiamo la damigiana sul furgone. Quella, infatti, quella ci Ciao vuole. Ciao a tutti.